Informazione dall'Italia, da Roma, dal mondo, l'approfondimento politico passa, ormai lo sapete, su Piazza del Popolo il lunedì alle 21.10. Eh, siamo costretti, non possiamo fare altro che eh, riprendere quel filone di cui ci siamo occupati lunedì, lunedì sera, lunedì scorso, continua, continua eh, la guerra in Israele, continua una situazione... Eh, emergenza, una questione umanitaria di cui bisognerà discutere, continua soprattutto anche dal nord. Una certa situazione con Hezbollah che è tutta, è tutta da chiarire. Avremo due ospiti che da anni si occupano di questioni che riguardano Israele e il Medio Oriente. Dovremmo avere in collegamento Ruben della Rocca che saluto e ringrazio, giornalista, collega sono espertissimo di eh, questioni di Medio Oriente, soprattutto questioni di Israele e rapporti con eh, i palestinesi. Eh, con te, Ruben, partirei da un primo dato di fatto, anche una posizione, poi ognuno di noi fa il giornalista come, come ritiene. Eh, come si può sostenere, io in questi giorni, anche conducendolo un programma, vedo anche gli altri, come si può sostenere una certa equidistanza eh, tra eh, quello che abbiamo visto Uh, con Hamas, lo sfondamento che Hamas ha fatto nella striscia, dalla striscia di Gaza verso i territori israeliani, tutti quei massacri, ancora i numeri non sono chiari, e poi la reazione da parte di Israele del governo Netanyahu. Cioè, eh, è importante andare in televisione a sostenere un po' come è successo con la guerra in Ucraina, che alla fine sono tutti uguali e il massacro dell'uno vale il massacro dell'altro. Cioè, che mondo viviamo? anche dal punto di vista dell'informazione. Guarda Simone, eh, buongiorno di nuovo. È un mondo dove il negazionismo è all'ordine del giorno. E negare quanto eh, compiuto da Hamas da sabato mattina, eh, minimizzando, giustificando, dando solidarietà ad Israele, ma con delistinguo, mettendo sullo stesso piano. Eh, le situazioni, solo un grande errore morale, perché la frontiera morale si è assolutamente superata con quell'assalto di sabato mattina, appunto. E con le scene che abbiamo visto, dai le donne stuprate e eh, portate via a forza, dai vecchine in carrozzina portate via a forza, eh, quel bambino circondato da altri bambini che in arabo gli dicevano sporco ebreo. Mentre nel frattempo un adulto utilizzava un frustino su di lui. Ecco, io credo che tutte quelle immagini eh, ci evochino oh, memorie del passato. Se è pari a quello delle SS naziste durante la seconda guerra mondiale, o quello dei pogrom dei Cosacchi durante la fine dell'Ottocento in Russia. Ecco, mettere sullo stesso piano eventuali ritorsioni israeliane, con dei bombardamenti annunciati, dei bombardamenti mirati il più possibile, perché poi purtroppo Israele si trova a dare una risposta nei centri abitati, è inevitabile. Io credo che sia immorale, credo che sia immorale che vada denunciato in questo senso. e Tu mi hai fatto una bella domanda, ma io da ebreo ti dico, non chiedete mai a un ebreo perché esiste l'antisemitismo, chiedetelo agli antisemiti, perché in realtà ha ragione in questo senso. Oh, eh, questo lunedì poi tra l'altro cade, eh, sono in corso le manifestazioni che dal pomeriggio fino alla, alla tarda serata ricordano l'ottantesimo anniversario del rastrellamento degli, degli ebrei romani, eh, certo un'occasione anche di discussione, eh, ma un'altra domanda però vorrei fartela, più che sull'antisemitismo, eh, come mai eh, si trova nel panorama politico, eh, ho letto, di... Mh, Facciamo il nome, blocco studentesco, parliamo della sinistra extraparlamentare, no? Quindi, dall'estrema destra all'estrema sinistra c'è un'idea uh, concorde sul fatto uh, che uh, la situazione palestinese, uh, la, uh, mancato, uh, la mancata attuazione dello Stato di Palestina, sia esclusivamente colpa di Israele. Ecco, su questo possiamo rispondere, però. Anche aggiungo eh, che bisogna stare attenti a parlare dell'autorità nazionale palestinese, di Al-Fatah, dell'OLP e Hamas, che sembrano tutte cose differenti, però non abbiamo visto una grandissima condanna o sentito una grandissima condanna da parte anche dell'altra dell parte della Palestina. Perdonatemi se eh, riduco così il discorso, quella che sta in Cisgiordania, Ruben. Eh beh, certo, no, ma tanto guarda, già il fatto che estrema destra e estrema sinistra si uniscano su un tema dovrebbe farci pensare, già quello dovrebbe farci capire che c'è qualcosa nel tema stesso, che evidentemente stuzzica le perversioni di queste due ali estreme, appunto, ad unirsi addirittura in un nemico comune. Io credo che anche qui sia un problema di mancanza di studio della storia. Hamas governa a Gaza dal 2005. Di Oslo mancati e quegli accordi di Oslo che purtroppo sono naufragati miseramente da una parte per l'omicidio di Rabin da parte di un pazzo scatenato, esaltato che eh, uccide Rabin eh, su una, una pubblica piazza di Israele proprio perché stava portando avanti i negoziati. La, del resto, gli estremisti ci stanno pure dall'altra parte, non è detto che ci siano solo nel, nell'ala araba, purtroppo è evidente. Ma soprattutto Simone nel momento in cui Eud eh, Barak, eh, primo ministro di Israele, offre in seguito agli accordi di Oslo il 98% del territorio di Gerusalemme come capitale da condividere con Arafat. E Arafat, anche cioè, Arafat non... rifiuta, no? Era Camp David, era se non sbaglio. Non perde occasione di perdere un'occasione, come avrebbe detto Abba Eban. I palestinesi non hanno mai perso un'occasione di perdere un'occasione, diceva un ex primo ministro di Israele negli anni 70. E rifà lo stesso errore in chiedendo a Israele di accogliere tutti i profughi palestinesi in giro sparsi per il mondo dentro i confini di Israele, non dentro i confini della futura eventuale Palestina. È evidente che Barak non può soddisfare quella richiesta, ma proprio per geografico e fisico, per accogliere ancora milioni e milioni di persone, ma semmai doveva accettare quella proposta. No, e, e a quel punto crescere come Stato di Palestina, non la accoglie, 2005 elezione a Gaza, le vince Hamas che nel 2006 decapita l'autorità palestinese, ma la decapita nel senso fisico del termine, perché butta dalla finestra i dirigenti dell'autorità dell nazionale palestinese che era ancora oscillante tra OLP e ANP, era gli albori dell'ANP. Prende il potere a Gaza. A Gaza non si fanno elezioni da vent'anni. Gaza è governata da, nel terrore da vent'anni. Quando si dice che i palestinesi sono ostaggio anche di Hamas, è verissimo. Certo, è Simone, permettimi di dirlo a te e ai nostri ascoltatori: vedere quelle feste e quelle, le scene di giubilo dei bambini che ballano e cantano e ricevono dolcetti in ogni attentato compiuto in Israele, quello fa pensare anche sulla popolazione di Gaza, lo dico con il massimo. Eh, stato d'animo di rispetto nei confronti anche di chi subisce adesso i bombardamenti della ritornazione israeliana che è necessaria perché non si può fare altrimenti ma ripeto andrebbe insegnato nei, nella, nei centri in blocco studentesco a me fa impressione e concludo vedere un ragazzo di vent'anni attuale con una bandiera palestinese dire Palestina libera cioè è da Cariatiti, siamo agli anni 80, agli albori degli anni 80, quando ci si divideva Roma-Lazio tra tifosi di Israele e tifosi della Palestina. Non può funzionare così, non deve funzionare così. Adesso abbiamo tutti un nemico comune che si chiama Hamas, che si chiama Hezbollah nel nord in Libano, che si chiama Jihad Islamica, che si chiama Iran, che poi a destra e, e rifornisce di armi queste forze, che si chiama Qatar, dei soldi, che si chiamano poi anche Unione Europea, America e stessa Israele che ingenuamente finanziano Gaza per cercare di dare benessere e abbiamo visto questi soldi piuttosto che nel benessere per la popolazione che fino hanno fatto ad armarsi fino ai denti. Adesso le armi di Hamas non sono più quelle dei Kassam rudimentari, adesso sono i razzi iraniani a corta e lunga gittata e questo è un grande problema. Allora dovrebbe essere con noi anche Andrea De Angelis, altro <coughs> collega giornalista, vediamo Ciao Andrea, buonasera. buonasera, buonasera Avrai seguito, diciamo, il filone, però a te, che sei anche un provocatore nato, su questo ci somigliamo, eh, eh, voglio, voglio fare un'ulteriore, voglio porre un'ulteriore provocazione. La cosa che mi stupisce, soprattutto nell'ambito mediatico, che poi è il nostro ambito, quindi la nostra oltre che fornire notizie ai telespettatori e anche spiegare un po' come va questo mondo, mi stupisce che gli stessi. Parlo di personaggi. Ecco perché forse sono proprio personaggi da TV, un po' fenomeni da baraccone, i nomi non ne faccio, se no mi becco una querela. Però mi stupisce che quelli che da un anno e mezzo sono impegnati ogni sera nei programmi, nei talk di informazione a giustificare Putin abbiano un po' lo stesso atteggiamento con eh, quelli di Hamas, con i terroristi di Hamas, perché non sono miliziani, sono terroristi almeno questa è la mia opinione, eh, ma sono gli stessi personaggi, però la situazione è differente. Aggressore, allora, situazione... aggredito, come funziona? Allora, la situazione è differente, vale però intanto, intanto vediamo quali sono le, le similitudini fra le due questioni che hai posto, eh, sì. che poi insomma è una posizione per me abbastanza banale, io tra chi se devo stare dalla parte dell'aggressore o dell'aggredito diciamo di base, senza voler andare a approfondire troppo le cose, sto sempre dalla parte dell'aggredito. Questo è valso per la. vale ancora per la vicenda Russia-Ucraina in cui parliamo di una nazione, eh, una superpotenza come quella Russia, che decide di invadere e attaccare un, un paese vicino. E quindi io non posso. Indipendentemente, ripeto, indipendentemente da tutto, non posso che stare dalla parte dell'aggredito in questo caso, e vale lo stesso discorso per Israele dove. Eh, però non c'è eh, un, una nazione un paese una superpotenza ad attaccare israele questa è una eh, distinzione che va fatta eh, 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 a volte i sei ma vanno messi e vanno messi in che, in che contesto e qui raccolgo la tua provocazione e la rilancio qui non è una guerra fra due nazioni non è una guerra fra due paesi è una guerra di terrorismo è un attacco violento da parte di una organizzazione terroristica perché Hamas, al quale eh, alcuni eh, esponenti politici e diplomatici nazionali, per quel che riguarda il nostro paese Italia, ma anche internazionali di diplomazia internazionale hanno voluto riconoscere un ruolo da interlocutore politico. No, Hamas non è un interlocutore politico. È come se qualche tempo fa avessimo detto eh, che per risolvere la questione in Afghanistan gli Stati Uniti d'America sarebbero dovuti andare a trattare eh, con Osama Bin Laden. No, non, non si tratta eh, in questo momento. Oppure senso. qualcuno che voleva andare a trattare, questo doveva essere anche il ministro degli esteri nostro, poi per fortuna magari sono, hanno virato su uno un, po', un pochino più moderato quello che voleva andare a trattare con i talebani in Libia, ah, per il mondo lì no? Lì non parliamo, non parliamo di, eh, di, eh, di Stato, non parliamo di... ma nel caso poi del, di Hamas ancora, ancora di più, perché eh, l'hai fatto bene te? lo ha fatto bene ben Ruben, che anche io ringrazio per essere eh, questa, questa sera con noi. Eh, in Palestina, a Gaza, ci sono tante eh, entità diverse, la stessa autorità nazionale palestinese che è per certi versi... Può essere identificata eh, più di altre come lo Stato palestinese, non nasce come un'organizzazione democratica eh, in senso letterale, in senso ampio come noi eh, le, le conosciamo. C'era Marco Pannella che diceva che Israele doveva essere considerata la testa di ponte dell'Occidente, dell'Europa verso il Medio Oriente per un motivo banalissimo e sostanziale. Lui è direttamente... stato il primo a proporla nell'Unione Europea. No? Assolutamente, ma al di là di questo il motivo sostanziale per cui noi già di base dovremmo essere predisposti nei confronti di Israele è che Israele è l'unica vera democrazia in mezzo. Democrazia. Cioè, a Israele, in Israele si vota si vota, e, e, è cosa che non succede dalle altre parti, detto questo Israele oggi deve ricevere non solo la nostra solidarietà ma il nostro sostegno perché Israele è attaccata su tre fronti noi adesso vediamo eh, i missili, eh, vediamo eh, le scene raccapriccianti alcune le ha citate Ruben, io cioè quella che non mi fa dormire da giorni che è quella eh, del, eh, di quello che è successo dei bambini decapitati la faccio breve e brutale però di questo stiamo parlando ecco eh, questo, oh, questo scusa Andrea pre... se ti interrompo bambini decapitati di cui si era parlato Hamas ha smentito poi il governo israeliano ha confermato che questo è accaduto è stato e tutti a dire subito: ai... sempre quel certo mondo. Avete visto? Non è vero che sono decapitati a parte che sono stati ammazzati. Comunque è stato consentito ad alcuni giornalisti di eh, non solo visitare eh, l'area in questione, ma di parlare con i superstiti. Quindi, già questo basta e avanza, cosa che invece non fa. A ma dicevo, Israele è attaccata su tre fronti. E qui provo a, ripa a ripassarvi la palla perché. Israele è attaccata sul piano mh, prettamente militare, ecco, eh, arrivano i missili, arrivano i miliziani, arrivano questi terroristi, quindi è attaccata su quel fronte, ma non solo su quello, perché Israele è attaccata sul piano politico e ecco, la questione eh, di, di, questi di, di, di questi partiti, di questi movimenti, di questa eh, corrente di pensiero per cui Israele è sempre responsabile di quello che succede in quell'area ed è colpa sua per tutto, quindi è attaccata sul. Eh, fronte politico e poi è attaccata eh, sul piano e questa secondo me è la parte più importante su cui trasmissioni come la nostra e eh, eh, persone come noi che fanno questo mestiere dovrebbe più di più lavorare israele è attaccata costantemente costantemente senza soluzioni di continuità sul piano culturale sociale sul piano eh, veramente eh, della percezione ecco eh, lì bisogna insistere, perché c'è ehm, questo substrato culturale, perché non lo posso definire in altro, in altro modo, perché non gli voglio dare dignità superiore a questa, eh, che vuole instillare nella, nella mente, nella testa di tutti noi, soprattutto dei più giovani che anche non conoscono la storia, come diceva prima Ruben, e quanto sarebbe importante fargliela conoscere, eh, che ehm, Israele è brutta e cattiva. Ecco, eh, questo. Non va fatto perché poi il passaggio immediatamente successivo, perché non si devono scindere mai le due cose. Io sono stanco di sentirmi dire da alcuni, io sono antisionista, non sono antisemita o cose del genere. No, perché proprio perché è una guerra anche culturale, non si può essere antisionisti senza essere antisemiti. Almeno si abbia il coraggio di dire che si è antisemiti, si abbia il coraggio di eh, subire anche. Eh, lo sguardo di chi poi eh, trae le conseguenze da un'affermazione di questo tipo. Prima di tornare da Ruben, che mi interessa anche eh, come conclusione di questo discorso, voglio anche introdurre Francesca Musacchio, che come Ruben segue questa vicenda da, da tanti anni per il tempo, direttore di OFCS Report. Buonasera Francesca. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, noi st stiamo un po' commentando il mondo dell'informazione con te poi, e poi torno da Ruben e poi andiamo in pausa, ma direi di continuare anche per, per un po' nel secondo blocco. Con te invece volevo vedere la situazione eh, su cui tu ti occupi da anni dell'intelligence della geopolitica, perché quanto mai è stata destabilizzante tutto questo? Diciamo anche forse, probabilmente nelle falle di sicurezza, eh, se c'è qualcuno che ha queste sono cose che ovviamente lasciano spazio alla dietrologia. Insomma, sostanzialmente qualcosa che non è andato c'è. Eh, leggevo che la Turchia sarebbe addir addirittura pronta a mandare aiuti umanitari. Ma cosa sono questi aiuti umanitari eh, con la marina turca a Gaza? Che succede? Allora, guarda. Il problema di questa guerra, naturalmente, ehm, dell'ipotetico fallo eh, nell'intelligence, questo poi sicuramente lo vedremo andando avanti perché oggi come oggi sicuramente c'è stato un, un problema diciamo, nel, nel, nelle informazioni, una sottovalutazione, questo poi però lo scopriremo dopo. Quello che conta in questo momento è che, ricollegandomi a quello che diceva Andrea e anche Ruben, che entrambe le posizioni mi trovano assolutamente d'accordo, il problema adesso è capire ehm, come eh, alcuni stati, alcuni paesi, l'Iran già lo sappiamo dove è posizionata in modo molto netto, quindi non abbiamo, non abbiamo bisogno di ulteriori certezze, ma altri paesi, vedi la Turchia. La Russia anche in parte, perché anche la Russia su questa storia di Israele, insomma, non è che eh, dell'attacco di Hamas. Molto fredda Israele, la, la solidarietà di Putin eh, su questo. È molto eh. fredda, esatto, ma allo stesso tempo ha lasciato intendere che tutto sommato, eh, come dire, quello che ha fatto Hamas. Eh, non lo ha detto apertamente, ma insomma in qualche modo ha invitato lui, ha invitato Putin, ha invitato alle moderazione mentre ha un conflitto aperto in Ucraina, roba che insomma se non fosse tragico sarebbe ridicolo. Allora bisogna capire tutti questi paesi come si posizionano in quell'ottica culturale di cui parlava Andrea prima, perché eh, è, è innegabile che la geopolitica di quell'area non è distante, non è così distante dalla come dire, perdonate questa, diciamo, questo termine, della geopolitica interna dell'Italia e di altri paesi che hanno ancora persone che continuano a manifestare pro-Palestina in questo momento, durante la guerra, con le bandierine eh, in piazza pro-Palestina, senza, senza capire che questa roba qui non è un attacco alla libertà di Gaza che peraltro non esiste non è mai esistita io nei giorni scorsi ho voluto fare eh, questo ho voluto sottolineare questa, eh, questo aspetto su FCS quando ho visto che eh, eh, su quasi tutti i giornali aprivano il eh, buio a Gaza intendendo il buio perché mancava l'energia elettrica ma io la, il buio di Gaza lo intendo in un altro modo cioè il buio di Gaza è iniziato nel momento Iniziato tanti anni fa, ma con l'attacco di Hamas ad Israele, Gaza, i palestinesi in generale hanno perso un'occasione importante, quella, o meglio, ribalto, hanno riportato la questione palestinese in auge, diciamo, agli onori della crona che mancava effettivamente da qualche anno questa cosa era considerata un po' una questione di secondo piano, nel modo sbagliato e questo Gaza, la striscia di Gaza sia geograficamente ma anche diciamo politicamente, ne, ne, ne pagherà delle conseguenze altissime, perché questo modo di riportare la, eh, la questione palestinese è un danno enorme ai palestinesi. Esatto, anch'io. Anch io, io, io penso io che qualsiasi, qualsiasi israeliano di buon senso, anche quelli che sono sempre stati a favore di un processo di pace, di due popoli in due stati, Insomma, la Bid l'aveva detto no? eh, qualche, certo. cioè, non più tardi di un anno fa all'ONU, eh, penso che adesso per questo percorso per ora chiaramente vi sembra morto e sepolto allora devo per forza andare in pausa, siamo andati un po' lunghi chiedo a Ruben di rimanere eh, altri cinque minuti dopo il blocco riaffrontiamo la questione poi introduciamo anche la nostra eh, Donatella Chiodi poi vediamo, non so se ci deve lasciare De Angelis tutto lo vediamo dopo, sempre Piazza del Popolo, a tra poco tornate a piazza del popolo allora so che De Angelis ci deve lasciare quindi una battuta anche a te Andrea e poi torniamo da Ruben e voglio risentire Francesca e introduciamo anche Donatella Chiodi vediamo se è in linea forse c'è un problema con De Angelis vediamo un attimo è il bello della diretta dovrei eh? esserci dovrei esatto. esserci chiedo scusa ma <ride> Andrea allora, io dico una cosa e poi, brevemente, se possibile, ci provo almeno anche se non sono bravissimo nella sintesi, eh, dico una cosa brevemente e poi, poi vi saluto e vi lascio al resto della trasmissione. Eh, eh, o meglio, due cose, eh, la prima è: eh, riprendo quello che ha detto eh, Francesca in conclusione del suo intervento quando ha fatto riferimento ha citato tanti paesi ha citato l'Iran ha citato la Russia ha citato la Turchia ecco ha citato un fronte come si dice in questi casi perché eh, ridurre eh, la, il, il fronte di guerra attualmente aperto tra Hamas e Israele semplicemente è riduttivo perché purtroppo probabilmente se da una parte c'è Israele che è eh, realmente da sola per quanto abbia dei rapporti consolidati di diplomazia con gli Stati Uniti, con l'Europa, con tanti paesi. Eh, Hamas invece non è per niente da sola perché dietro Hamas c'è Hezbollah, dietro Hezbollah c'è l'Iran, dietro l'Iran c'è la Russia perché l'Iran è armata dalla Russia, c'è Putin, c'è un fronte geopolitico di riassestamento eh, geopolitico mondiale eh, in cui rientrano quello che vedete nella schiena del mio cane. Eh, rientrano eh, la guerra in Ucraina, rientrano i movimenti eh, che accadono eh, nei confronti eh, di alcuni paesi, rientra la, 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 la guerra al momento esclusivamente di immagine, cioè di prestigio eh, tra eh, Qatar e Arabia Saudita. E non è a caso, non è un caso, che eh, l'attacco di Hamas così violento. Si è accaduto proprio in un momento in cui eh, c'era un dialogo aperto importante tra Arabia Saudita e, eh, e Israele, e, e eh, appunto Hamas, armata anche dal Qatar, fa un attacco eh, violento in questo modo, che indebolisce non solo Israele, ma indebolisce anche il dialogo, ovviamente, con l'Arabia Saudita. Quindi bisogna tenere presente tutto questo fronte. È per questo, e arrivo alla conclusione del mio, di questo mio intervento, io. Credo che sia fondamentale, fondamentale da oggi, non oggi, ma da oggi, chiarire una cosa sola, chiarirla ciascuno di noi individualmente e collettivamente, individualmente come soggetto, per l'appunto come individuo, e collettivamente come parte di una società che poi deve essere portata in quanto tale ad esprimersi in questo senso. Deve essere chiaro che dobbiamo scegliere da che parte stare. Non si può essere equidistanti, non si può essere eh, ambigui in questa scelta. Si sta dalla parte di chi attacca o di chi difende. Si sta dalla parte di una democrazia o di un'organizzazione terroristica. Si sta dalla parte di un equilibrio non pacifista, pacifico all'interno di un contesto globale o si sta dalla parte di chi invece eh, quell'equilibrio lo vuole stravolgere per affermare il proprio potere. Io la mia risposta ce l'ho e sai qual è? È stand with Israel. Io sto con Israele. Io sto con Israele. Non oggi, da oggi. Con questo vi saluto e resto un attimo collegato per sentire velocemente qualche risposta e poi provi Intanto allora Ruben, eh, ricollegandoci a quello che ha detto Francesca dal punto di vista geopolitico e un po' più invece eh, sulla politica anche interna di queste divisioni veramente assurde, direi, folli da parte del, di una certa parte dell'opinione pubblica diciamo culturale, professori, professoroni improvvisati eh, beh, di questo... Seguendo questo filone che qualcuno vorrebbe imporci tra Hitler e Winston Churchill e il guerrafondaio Winston Churchill che si rifiutò di scendere a patti e quindi diciamo concludere una pace nel 39 dicendo alla Camera dei Comuni noi non ci arrenderemo mai quindi se leggiamo la storia da questo punto di vista il pacifista è Hitler e il guerrafondaio è Winston Churchill non, non, non regge questo no? Ma stai dicendo una cosa, Sacrosanta Simone? È in atto un ribaltamento della visione delle realtà. Eh, ed è forse proprio la guerra mediatica che sta combattendo Hamas con l'aiuto delle forze di cui parlavamo prima. Eh, proprio la ricevente stravolto totalmente differente, con l'aiuto di pseudo ambasciatrici che vanno in televisione con molta aria gelida dicendo che è un peccato che siano stati pochi gli americani presi, perché altrimenti l'America avrebbe dovuto trattare. Avrebbe, restati, sì. O di un professore che si è già distinto per essere dalla parte dei, dei, dei russi che massacravano gli ucraini, e lui giustamente giustificava dicendo: Ma era inevitabile perché la Russia è sotto attacco della NATO. Ma insomma, ripeto, di stravolgimenti ne stiamo vivendo e ne viviamo. Io credo che quanto detto tanto da Francesca, da, da Andrea, su mh, due tematiche, che debba essere poi il leitmotiv dei prossimi giorni. Eh, Hamas non vuole lo stato di Palestina. Non lo vuole perché non ne ha assolutamente voglia e bisogno di averlo. Non ne ha voglia, nella misura in cui questo stato di cose è, è per Hamas l'infavitare, lo rimette al centro eh, del, del discorso, del dibattito politico in Medio Oriente, e dopo che era stato estraneato proprio, come diceva Francesca, da quelli che sono gli accordi. Ricordi di Abramo questo tentativo di pace che Israele sta facendo con tutti i vicini arabi e quello più sensibile è evidente che l'Arabia Saudita, che è o da sempre, eh, consideriamo che l'Arabia Saudita è, eh, è il paese dei luoghi sacri per eccellenza dell'Islam e quindi è un faro per l'Islam stesso. C'è un contraltare con l'Iran, eh, che è tutt'altra cosa, e io ricordo perfettamente quando Ariel Sharon invita, diceva, a. a a Bush non toccare Saddam in Iraq, concentrati sull'Iran, perché Saddam, nonostante fosse un altro dittatore satrapo eh, che, che eh, assolutamente metteva la sua gente alla gogna costantemente e continuamente, equilibratore paradossalmente, il vero vaso di Pandora era l'Iran e i fatti purtroppo negli anni hanno dato ragione a Sharon. Dall'altra parte questa distinzione tra antisemitismo e antisionismo è diventata eh, falsa nella misura in cui è la foglia di fico per gli antisemiti per non dirci tali ma dire io sto contro il governo di Israele ma non ce l'ho con gli ebrei e eh, non è così lo sappiamo perfettamente adesso questa foglia di figo è, è volata via in un attimo proprio soprattutto nel momento in cui Hamas entra in Israele urlando Allahu Akbar non ha urlato eh, difendiamo la Palestina, liberiamo la Palestina, uccidiamo gli ebrei e quindi gli infedeli, eh, è quello che sta accadendo. Infatti, Ruben, eh, eh, a me sembra, eh, un po' per quello che ho studiato, per quello che ho vissuto, soprattutto nella fine, fine anni 90, eh, gli anni 2000 a Sharon, gli insediamenti, che il conflitto israelo-palestinese, chiamiamolo così, anche se è riduttivo, non è vero che fosse sul piano religioso. Lo sta diventando adesso molto più marcatamente religioso, e questa Lo è tutta portato... responsabilità di Hamas perché, negli an... nella ha prima una intifada, una... nella seconda intifada, certo che eh, l'elemento religioso c'è, ma non era il principale. Questo io dall'esterno proprio... credo. Questa è stata una miopia di tutti, anche di Israele, permettetemi di dire, anche di Israele, perché Israele in un certo momento ha pensato che Hamas potesse essere quella forza nuova che eh, riusciva a soppiantare e lo ha fatto amaramente direi perché qua Israele ha fatto male i conti eh, soppiantava l'OLP che era quell'organizzazione che con l'ordine della sua costituzione era quella della distruzione dello Stato di Israele purtroppo Qui Israele ha fatto un, un, un calcolo sbagliato perché Hamas è molto peggio dell'Olp. Quel primo punto all'ordine del giorno che è la distruzione dello Stato di Israele. Hamas lo ha fatto proprio eh, né più né meno dalla carta dell'Olp, con una implicazione in più che è quella religiosa. Perché non solo dice il primo punto liberiamo eh, la Palestina, ma dice liberiamo eh, i, ter i territori islamici dalla presenza ebraica e cristiana di conseguenza, perché attenzione. Noi stiamo polarizzando sull'antisemitismo, ma quello di Hamas, assieme alle organizzazioni islamiste, che ne più nemmeno fanno capo all'ISIS, al Qaeda come idea, come principio, è né più e nemmeno appunto quella tesi dove noi tutti siamo infedeli. Chi non si adegua all'Islam è infedele. Lo dice la carta di Hamas. Hamas dice che va liberata qualunque territorio dalla presenza islamica. E attenzione, l'Italia non ne fa in questo senso... E... E ne fa parte, l'Italia ne fa parte, l'Italia era ancora una parte, secondo la visione di Emas, la Spagna era una parte del califfato, questo è l'Europa, eh? siamo noi. Cioè, Questa sì, era la famosa sistema. cartina pubblicata da Isis qualche anno fa, no? dove c'era la Sicilia, c'era l'Andalusia, insomma. Eh, voglio introdurre... anche Vai, allora vai Ruben. Bandiera vai. Nera di, eh, la bandiera nera di Isis in un eh? Attenzione. È vero. Mettiamoci anche questo. Saluto, e introduco poi, e saluto super... Donatella Chiodi. Eccoci. Buonasera. Ciao Donatella, giornalista, collega. Buonasera. Allora, con te, poi eh, torno un attimo da Francesca e poi veramente salutiamo Ruben che è stato gentilissimo. Poi, gi giornate, giornate complicate voglio dire, il suo ruolo anche nella comunità ebraica di Roma proprio in questi giorni, quindi è molto più prezioso e lo ringraziamo doppiamente per la presenza. Oh, si faceva accenno a una questione religiosa che conta molto di più nel passato. Con te, Donatella, che non le mandi certo a dire né sui pezzi né quando scrivi, a me ha stupito una cosa, e poi voglio sentire anche Francesca su questo, eh, che parte del governo israeliano e eh, parte dell'opinione pubblica israeliana, ma non solo per fortuna, eh, si è lamentata un po' della freddezza con cui eh, si dice i patriarchi, no? eh, la comunità cristiana, non solo cattolica, ma ortodossa, armena eh, di Gerusalemme, sia stata un po' equidistante, eh, un po' seguendo questo filone pacifista che alcuni dicono sia ormai proprio del Vaticano e ripeto, qua non riguarda solo i cattolici, eh, un po' la stessa cosa di equidistanza che c'è, eh, le parole che Bergoglio ha pronunciato spesso, che hanno fatto molto arrabbiare Zelensky. Perché questo mondo religioso cristiano ha così paura di schierarsi da una parte o dall'altra? Ah, io credo ci sia una forma di, posso dire, ipocrisia? È troppo? Lo no. dico, l'ho detto. E questo non schierarsi eh, significa eh, non avere il coraggio. E qui il coraggio eh, bisogna averlo. Non si può fare eh, sempre eh, il personaggio di Manzoniana Memoria. Io eh, volevo oltretutto eh, sottolineare quello che ha detto Ruben, che il vero nemico della Palestina è Hamas, perché le ragioni, eh, le, ragioni le speranze di due popoli e due stati eh, dei palestinesi sono finite quando sono iniziate le bombe di Hamas, l'attacco terroristico di un'organizzazione terroristica, perché qui non stiamo parlando di due nazioni. E questo... Il Vaticano forse avrebbe dovuto sottolinearlo? Sicuramente sì, secondo me sicuramente sì. Abbiamo il Vaticano, ma abbiamo anche ehm, l'opposizione, una sinistra molto divisa, okay? abbiamo visto eh, anime diverse, cioè, abbiamo sentito dire che Hamas non può sempre subire. Ora eh, va bene tutto. Eh, abbiamo sentito collettivi studenteschi inneggiare l'intifada, però inneggiare l'intifada da quell'Occidente in Italia, da quell'Occidente che gli permette di fare questo, quell'Occidente che Hamas vuole distruggere, perché Hamas non vuole distruggere solo Israele, Hamas vuole distruggere l'Occidente. Gli integralisti islamici la guerra l'hanno dichiarata a noi, non solo a Israele. E questo andrebbe sottolineato da questa parte del Tevere e dall'altra parte del Tevere. Non c'è questo coraggio? Non lo so. Certo, si è creato un clima eh, da curva sud e da curva nord e questo eh, io lo ritengo vergognoso, questo si è creato in TV, nelle ospitate in TV, anche dei politici, anche dei politici eh, e sempre dei politici si è creato anche sui social un clima, un clima indegno. Ehm, sono apparsi contenuti terroristici, violenti, di incitamento alla violenza, tanto che la Commissione europea è dovuta intervenire nei confronti eh, dell'ex Twitter, che adesso si chiama X, e ha aperto un'indagine, un'indagine eh, alla quale per ora l'azienda eh, ha risposto che eh, sono stati rimossi migliaia di contenuti. Ora purtroppo, come era accaduto col Covid, dove tutti erano virologici, poi la guerra eh, tra Russia e Ucraina dove tutti erano esperti di geopolitica, siamo arrivati eh, a tutti in conoscitori di eh, questioni mediorientali. E abbiamo letto cose indegne, Ripa ribadisco, eh, Hamas non può sempre subire, eh, ma eh, Hamas eh, non è un'organizzazione terroristica, cos'è? Cos'è? Un, eh, un Volevo passare velocemente a Francesca anche perché a Francesca voglio fare poi facciamo concludere a Ruben e lo salutiamo eh, veramente poi vi tengo veramente due minuti perché voglio affrontare con voi un, un, un tema di cui parleremo uh, settimana prossima Francesca tu hai scritto libri sei stata inviata in Libia sei stata spesso in Israele la la cosa che forse ancora si sottolinea poco, forse non si sottolinea perché già l'abbiamo data per scontata, per sdoganata, è che tra sciiti e Sunniti, parliamo di l'estremismo sunnita, perché poi ci sono anche paesi insomma, eh, a maggioranza sunnita insomma, che non, non foraggiano il, il terrorismo, con i sunniti soprattutto iraniani o quella parte della, della Siria e di qualcosa dell'Iraq, vanno d'amore e d'accordo. Quando noi siamo stati abituati, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, a vere e proprie guerre fratricide no? tra musulmani, tra sciiti e sunniti, eh, noi ricordiamo che no? gran parte della popolazione palestinese è sunnita, gli iraniani, i siriani sono in maggioranza eh, sunnita, Hezbollah, eh, hanno dimenticato tutto, solamente per odio di Israele, per la distruzione di Israele. No, ma guarda, a questa domanda rispondo nel seguente modo. Fino a qui, fino a questo momento, durante questa diciamo, conversazione che stiamo facendo, è emerso un dato molto importante. Quello che è successo in Israele è frutto del terrorismo islamico. Okay? Non stiamo parlando di altro. Le divisioni fra sciiti e sunniti, in questa analisi, secondo me, secondo me possiamo anche non considerarle se vuoi, perché è emerso chiaramente, stiamo parlando di terrorismo. Io questo lo voglio sottolineare perché probabilmente questo concetto non è chiaro neanche a quelli che stanno eh, manifestando con le bandiere di pro-Palestina, ok? Non è chiaro neanche a loro. E, e se di terrorismo stiamo parlando, non possiamo trattarlo alla stregua di, eh, di altro, di qualunque altro diciamo dissidio fra stati e territori eccetera eccetera e non solo, io vi invito, vi, vi, vi dico questo e penso che Ruben potrà eventualmente confermare e infatti adesso lo, lo, lo senti a vai, vai. Quello, che, quello che io ho sempre vissuto andando in Israele frequentando non solo Gerusalemme e Tel Aviv da turista perché quello non, può anche non darti un'idea chiara di quello che è la convivenza fra palestinesi e israeliani mangiando allo stesso tavolo e questo è importante con palestinesi israeliani cristiani cattolici mi ci metto anch'io ehm, la conversazione tra persone diciamo mature ok non è mai stata eh, come posso dire guerra fondaia, perché israeliani e palestinesi in alcuni supermercati, anche in Cisgiordania e in Ruben lo sa, fanno la spesa insieme, si salutano, io questo l'ho visto con i miei occhi e mi è stato detto, il problema non siamo noi, il problema è la politica, indicando la politica alle autorità palestinesi, in quel caso, è la politica che non vuole che noi conviviamo, ma noi, noi conviviamo, riusciamo a convivere, quando poi però in Israele arriva chiamiamolo così il fuoriuscito da Gaza o, o, o anche qualcuno un po' più come dire effervescente dalla Cisgiordania arriva eh, come dire bello carico e succede che accoltella il poliziotto israeliano oppure un, un, un ebreo che vede per strada XY quindi Distinguiamo le cose perché forse, forse la popolazione che convive in questo momento in Israele è molto più matura della classe politica e dirigente, sia dell'una che dall'altra parte, forse anche più matura della classe politica eh, occidentale, mettiamola così. Non so se sono riuscita a rendere. Carissima che... Ruben, allora eh, penso che potrai confermare tutto, tutto questo. Posso... So, per come no, come no, vai Quello che dice guarda perché è il suo intervento che tra l'altro ci apre anche il cuore alla speranza perché fino ad adesso abbiamo ovviamente parlato di cose mh, estremamente negative e, e, e di guerra di mistiche e quant'altro io credo che quello che dice Francesca io lo sottolineo sulla mia settore Alessio falconio lo ribadiamo continuamente Israele è un paese evoluto, Israele è un paese di grandi prospettive, è un paese per giovani, è un paese aperto a 75 culture che ha inglobato nel corso della sua esistenza, e la 76esima è quella araba israeliana. Dentro Israele esistono un milione e mezzo di arabi israeliani che convivono pacificamente con gli ebrei senza nessun tipo di problema, che siano cristiani copti, che siano musulmani, che siano drusi, che siano beduini, che siano. Con Israele, in Israele questa atmosfera, ha ragione assolutamente Francesca, lo dobbiamo sottolineare. Is, da Israele a Gaza. Forse abbiamo, abbiamo un problema tecnico con, con Ruben. Eh, sì, probabilmente c'è stato un blocco eh, con Ruben. Comunque lo, lo ringraziamo Donatella. Ascolta, con te, eh, con te eh, volevo commentare due tweet, mi scuso anche con te perché oggi è stato tanti ospiti, temi così importanti, ma abbiamo tempo, voi siete i nostri ospiti fissi. Eh, volevo partire con il primo, eh, con il primo tweet, che è eh, uno, sì. Vediamo un attimo, oh, allora gli USA stanno inviando navi in Israele, che spreco, per annientare Gaza sarebbe sufficiente mandargli i quartieri a fare il sindaco per sei mesi. Allora, vabbè, c'è molta, molta ironia, andrei con l'altro anche, eh, noi anche una cosa un po' colorita vediamo un po', streggio al Colosseo il turista inglese pronto a ripagare il danno di 965 euro ma nessuno gli dà l'Iban, tutto ok risolto gli ho scritto io oh, noi abbiamo trattato il Colosseo e tratteremo ancora anche perché eh, altre trasmissioni televisive come noi si sono accorte eh, che c'è un problema dalla bigliettistica dalla, dal ticket Donatella allora, per quanto riguarda il primo tweet, abbiamo scelto apposta un tweet ironico perché ci rifiutiamo di dare voce a questa disinformazione, a questa comunicazione mh, drogata, fasulla, ok, che sta girando sui social. Quindi abbiamo scelto questo tweet ironico che tira in ballo il nostro sindaco, il sindaco di Roma. E, che non se ne, ne abbia male però insomma è una cosa poi carina. Ovviamente, ovviamente tratteremo anche il tema regione perché se no qua povero Roberto Gualtieri sembra sempre colpevole di tutto no poi no, c'è anche, certo, anche Rocca avrà la nostra attenzione anche Rocca avrà la nostra attenzione per quanto riguarda il secondo tweet avevamo ehm, ci eravamo occupati del colosseo l'altra puntata mh, sul fatto dei, mh, dei magarini dei saltafile Ecco, siamo arrivati eh, a, una, a una conclusione eh, che i tour operator hanno tolto dal catalogo la visita al Colosseo. Ecco, quindi eh, il ministro e il, il, il parco archeologico del Colosseo continuano a dare i numeri sui biglietti venduti, quindi più che trasparenza qui si danno i numeri. Ora, per quanto riguarda questo tweet che è stato mandato, ci fu un turista inglese di origine se non vado errata che eh, scrisse spreggiò il colosseo è stato multato con questa cifra 965 euro peraltro irrisoria e, anche perché eh, sicuramente il danno materiale è stato superiore ma dovrebbe anche essere un segnale la cifra la multa e invece non è così però paradossalmente è stato multato tre mesi fa è stato eh, invitato a pagare questa cifra, ma nessuno gli ha fornito l'Iban quindi anche volendo eh, non può pagare. E eh, ora io mi chiedo: eh, la cifra è poca, pochi maledetti subito, ma cerchiamo di prenderli almeno? No, eh, non, eh, Comunque, tratterremo le del Colosseo anche la prossima settimana, e poi, come dicevi tu giustamente, credo che. Anche la regione dovrà essere da noi attenzionata, come dicono quelli bravi. Dico bene Santucci? Dice benissimo dottoressa Chiodi. Allora siamo la in ringrazio. conclusione. Eh, io ringrazio, ringrazio soprattutto Ruben della Rocca che sto, uh, sto ringraziando anche qui al telefono perché abbiamo avuto voleva rispondere a Francesca, ma penso che uh, sarà, ci sarà uh, occasione per farlo. Ringrazio Donatella Chiodi, eh, giornalista, altra giornalista, Francesca Musacchio, direttore di OFCS Report e la leggete sul tempo. Ringrazio Andrea De Angelis che è intervenuto. Ringrazio la regia. Noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 21.10 su Teleambiente. Arrivederci e buona serata.